stato messo in rilievo gli aspetti negativi di quello che sta succedendo come sanità, gli attacchi a cui la sanità è sottoposta, e al fatto che ha ricordato, anche perché io glielo dico sempre, glielo ripeto sempre, che il sindaco è la massima autorità del comune, autorità sanitaria del comune, e che quindi è compito del comune, del sindaco, dei consiglieri comunali occuparsi della salute delle persone, dei propri cittadini. Dovevo dire tra l'altro che purtroppo Gino Strada stasera non potrà essere con noi a causa di una sopravvenuta indisposizione. Si scusa di ciò, confermando la piena adesione agli intenti e allo spirito di questa iniziativa che ha condiviso fin dall'inizio e alla quale ha dato il suo contributo, perché a questo convegno stiamo lavorando da prima dell'estate e lui è stato uno di quelli che ha dato anche qualche indicazione utile. Adesso darei la parola al professor Vittorio Agnoletto, medico, docente di globalizzazione e politiche della salute, al corso di laurea in scienze sociali della globalizzazione presso l'Università degli Studi di Milano. È autore di vari saggi, qualcuno che parla proprio anche di sanità, è autore e co-conduttore della trasmissione 37.2 sui temi della salute in onda tutti i giovedì dalle 10.35 su Radio Popolare, ed è da sempre impegnato nella difesa della sanità pubblica. Grazie, buongiorno a tutti, anzi buonasera, qui tutti ringraziano tutti, e allora comunque prima di tutto ringraziamo Alba Rosa, che senza il lavoro martellante che ha fatto per mesi, è diventato ultra martellante negli ultimi giorni, non ci saremmo qui stasera, perché ha organizzato, è stata veramente molto molto decisa su questo. Prima di entrare nel merito voglio solo dire che, così uso un po' per fare un po' di pubblicità, che 37.2 è ricominciato giovedì scorso con una nuova redazione. Invito tutti ad ascoltarlo giovedì prossimo, perché abbiamo appena deciso con un avvocato che è in sala che spareremo fuori una cosa molto molto pesante, che stasera possiamo solo accennare, proprio che ha a che fare con l'intreccio tutela della salute e interessi privati, in questo caso di singoli. La seconda parte della trasmissione giovedì invece sarà dedicata alla vicenda delle delibere sui malati cronici, riprenderemo da lì a spiegare quello che sta avvenendo. Poi vi chiedo tutti di prendere nota nella testa, perché adesso non avete il foglietto, segnatelo. Sabato 27 ottobre a Palazzo Reale faremo tutto il giorno una discussione con interlocutori locali e nazionali sulle vicende delibere regionali cronicità. Sarà esattamente un mese prima, perché il 27 novembre si pronuncerà il TAR sul ricorso che Medicina Democratica e altre associazioni e sindacati medici hanno fatto, e quindi questa lunga campagna ha bisogno di essere sostenuta. Invito a organizzare iniziative prima e dopo sui territori. L'anno scorso ho partecipato a oltre 150 dibattiti, però se ne ha fatto un centinaio, insomma abbiamo girato come trottole, ce la possiamo fare. Sono stati dati i numeri prima, l'8% dei cittadini, dei 3 milioni di persone che hanno ricevuto la lettera, ha firmato, ha dato l'adesione, meno della metà di questi, quindi poco più del 4%, ha già fatto la prima visita, quindi una percentuale irrisoria, meno di un medico su 4 a Milano aderita a quelle delibere. C'è lo spazio veramente per bloccarle, che sono per un passaggio verso la privatizzazione, quindi il 27 di ottobre a Palazzo Reale, insieme organizzato dalla trasmissione 37.2 e da Medicina Democratica.
È stato citato l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. Partiamo da lì, è importantissimo. Però subito dopo aggiungiamo il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. È molte volte dimenticato, invece è fondamentale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, eccetera, eccetera. Cioè la nostra Costituzione cosa ci dice? Primo, la salute è un diritto universale di tutti. Secondo, è un diritto di ogni essere umano e lo dobbiamo dire e gridare forte oggi, dopo quel vergognoso decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Diritto universale di tutti. L'articolo 32 è uno dei pochissimi articoli dove si dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, non dice del cittadino, proprio perché c'è questo discorso che va al di là della cittadinanza che ha. Allora partiamo da questa nostra meravigliosa Costituzione e partiamo dalla dichiarazione, dal concetto di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molto importante per i sindaci. La salute non è assenza di malattia, ma una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. Non è un caso che il corso all'università, cominciato la settimana scorsa, l'abbiamo cominciato partendo proprio da qua. La salute è qualcosa che difendi prima che diventi malattia. E la salute non è la singola malattia, e per curare la salute ti devi prendere cura dell'ambiente dove vive uno, delle condizioni sociali, delle condizioni culturali, delle condizioni abitative. L'epidemiologia, quando è cominciata in Inghilterra, è cominciato studiando dove vivevano i minatori, perché sennò non potevi intervenire sulle PTBC, sulla polmonite, eccetera, se poi dopo tornavano a vivere in posti assolutamente malsani. C'è una visione a 360 gradi della salute. E c'è un passaggio che lega la nostra Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e lega lo Statuto dell'OMS, non a caso nascono tutte nell'immediato dopoguerra, 48. C'è una responsabilità delle istituzioni nel tutelare la salute indipendentemente dalle condizioni economiche dei singoli cittadini. E lo Stato, le istituzioni non possono delegare questa responsabilità. E le risorse sono il frutto delle tasse che ognuno paga, che dovrebbe pagare in modo progressivo. Questo è lo scenario da cui partiamo ed è lo scenario del 1978 con la legge 833 che finalmente spazza via le mutue e dà un servizio sanitario universale a tutti coloro che stanno in Italia. Ora, brevemente, andiamo a punti. Che cosa sta accadendo? Lo scenario sta cambiando pesantemente. Primo aspetto, l'avanzata enorme del privato. Negli ultimi decenni noi abbiamo assistito a uno sviluppo quantitativo impressionante delle strutture private sanitarie in Italia e in Lombardia e a un taglio delle strutture pubbliche e dei posti letto. Secondo il rapporto OAS del 17, nel periodo che va dal 97 al 2013 si assiste sempre un maggior apporto del privato accreditato, passato a livello nazionale dal 33,7% del 97 al 54,4% nel 2013. Se parliamo della Lombardia, su 26 istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, 21 risultano essere privati accreditati. Sempre a livello regionale vi è la presenza di 32 strutture di ricovero pubblico, 93 private accreditate, 102 unicamente private. E questa crescita del privato non si sviluppa dovunque in modo omogeneo. Le decine di migliaia, vista l'ora, fine giornata sempre faticoso, non sto a riempirvi di numeri,
ma le decine di migliaia di posti letto pubblici che sono stati tagliati in Lombardia hanno consegnato interi settori al privato. Pensiamo alle residenze sanitarie assistenziali, le RSA, sono totalmente private, qualcuna accreditata, qualcuna non accreditata. Viviamo in una città dove il 30% della popolazione ha sopra i 65 anni, le rette sono altissime, non vengono neanche rispettate quelle leggi che stabiliscono che la retta deve essere pagata in parte dal Servizio Sanitario Nazionale e poi dal cittadino in base all'ISE, integrata dall'ente locale che deve pagare, mettendo questo aspetto al primo posto, e non può dire che prima ci sono altre spese, perché la cura dei cittadini viene prima di altri argomenti, sentenze della Corte Costituzionale. Quindi la privatizzazione avanza e avanza in questi settori, quelli che creano profitto. Non vengono privatizzati i pronto soccorsi, non vengono privatizzati i CPS, vengono create le cliniche per persone che hanno patologie di tipo psichiatrico. Stasera andiamo un po' per flash, primo aspetto. Secondo aspetto, l'inserimento dei ticket. Ma i ticket ci sembrano normali e per di più vengono pagati a seconda del reddito di ciascuno, quindi ha un suo senso. Momento, fermi tutti. Ci dimentichiamo che la sanità deve essere gratuita perché noi la paghiamo attraverso le tasse e c'è la fiscalità generale dentro cui paghiamo la sanità. Poi ci sono i ticket nazionali, invece i ticket regionali, e si arriva a un fenomeno che, guardate, non è un caso. Come mai i ticket per le prestazioni più semplici, quelle più basse, pensiamo alle mammografie, sono molte volte uguali o più alti del costo che quello stesso intervento diagnostico costa nel privato privato, non nel privato accreditato dove c'è il ticket, eccetera, eccetera. Come mai? Che ne so, mammografia 40, vai al privato ti costa 35, per dire. C'è una logica, la spieghiamo, è banale, la sa chiunque di voi. E vabbè, se vado al pubblico devo aspettare 6 mesi, se vado al privato pago di meno, se mi costa un po' meno ancora di più, meglio, ma se mi costa uguale, pazienza, tanto vado al privato. Il privato ti fa la mammografia, costa poco o nulla, può anche accettare, se vogliamo, di rimetterci un euro sulla mammografia, perché poi se ti trovo un nodulino e bisogna fare un intervento, dice: signora, scusi, facciamo un intervento. Oppure vuole tornare nel pubblico, quindi dal medico curante che ti fa la richiesta dello specialista, il quale specialista ti fa poi la richiesta per la visita, eccetera, eccetera, eccetera. E tu sei lì e hai scelto il privato perché inizialmente costava di meno, costava la stessa cosa. No? Allora, nessuno può negare non solo il fatto che non ha senso che ci siano i ticket, visto che c'è la fiscalità generale, ma che i ticket sono distribuiti e messi in modo tale, e uno dei vostri colleghi, mi riferisco agli studenti, ha fatto proprio la tesi su questo, gli aspetti nascosti attraverso cui in Lombardia si spingono i cittadini verso la sanità privata. Entri con la mammografia e se poi devi fare un intervento esci alla fine, quando hai fatto la mastectomia, la quadrectomia, eccetera, eccetera. Tanto per fare un esempio classico assolutamente. Sono studiati apposta questi meccanismi di passaggio. Altro aspetto attraverso cui si va al privato. L'intramedia, cioè il fatto che i medici che sono dipendenti delle strutture pubbliche hanno la possibilità di fare una certa quota di visite private dentro le strutture pubbliche, e quello che il cittadino paga va una parte al medico, una parte alla struttura pubblica, una parte agli infermieri e al personale amministrativo, molte volte che seguono questa cosa. L'intramedia era fatta per tenere i medici dentro la struttura pubblica ed era qualcosa che andava fatta post orario di lavoro, un'eccezione. Oggi tutte le mattine nelle strutture pubbliche di Milano una parte degli ambulatori ha l'intramedia e i medici lo fanno in orario di lavoro perché si tratta di capire come viene interpretato. Per me dopo l'orario di lavoro vuol dire che lo fai dopo le 4:30, invece se viene interpretato oltre le 38 ore di contratto e le ore di contratto le puoi fare il pomeriggio, le puoi fare facendo la notte, tu puoi fare tranquillamente l'intramegna la mattina.
Il meccanismo è micidiale, perché siccome chi paga l'intramenia, il cittadino che paga, una parte di quei soldi vanno agli ospedali. È uscito un lavoro pubblicato l'altro giorno, ripreso dal Quotidiano Sanità, che dimostra in modo assolutamente chiaro come le strutture pubbliche hanno vantaggio dell'intramenia, perché portano dei soldi, e quindi il direttore generale non ha nessun motivo nel potenziare l'accesso pubblico anziché l'intramenia, perché lui guadagna di più sulla sua struttura, guadagna di più attraverso l'intramenia. E siccome il suo lavoro come direttore generale della regione è valutato sui conti e non sulla fruibilità del servizio, è evidente che gli va benissimo l'intramenia, che infatti sta esplodendo assolutamente. E a ottobre, non posso farlo prima perché devo rispettare chi mi fa le segnalazioni e i suoi tempi, alla trasmissione denunceremo, temo più di un caso, di un primario che lavora in un ospedale pubblico milanese estremamente importante, viene chiesto un'intramenia perché quella persona altrimenti deve aspettare tantissimo, dice va bene, fissiamo la data, mandiamo l'email a casa, e quando arriva l'email a casa questa persona non riesce a credere agli occhi, deve recarsi per l'intramenia dentro un altro importantissimo ospedale privato dove fa l'intramenia il primario del pubblico. E a fine visita quando gli dice dobbiamo fare un intervento e non gli propone l'ospedale pubblico che gli paga lo stipendio, che gli paga le ferie, che gli paga la malattia, gli propone di farlo nell'ospedale privato dove lui fa l'intramenia del pubblico, facendolo privatamente, totalmente. Io sono un medico, non so se è legale o meno, abbiamo la documentazione, è una cosa a mio parere sul piano etico morale totalmente inaccettabile. Sono i meccanismi dentro cui, con i quali entra il privato. Cambiamo, rimaniamo su questo punto, ma cambiamo argomento. La scienza, la ricerca, alcuni dei più grossi istituti di ricerca che fanno monitoraggio sulla ricerca scientifica è arrivata a questa conclusione. La stragrande maggioranza dei ricercatori in campo sanitario hanno forme di finanziamento di collaborazione da strutture private, da case farmaceutiche, da aziende che producono tecnologie sanitarie e via dicendo. Il 65% delle associazioni italiane che sotto qualunque aspetto si occupano di sanità è finanziato anche dalle case farmaceutiche, dato è italiano. Torniamo a livello mondiale. I ricercatori, i medici, quando pubblicano una ricerca, che è importante perché ti dicono poi se quel farmaco può essere o meno efficace, viene sottoposta all'EMA, viene sottoposta a una serie di strutture internazionali, eccetera, devono dichiarare i conflitti di interesse, cioè se loro lavorano anche per strutture private. Il problema è che una volta che l'hanno dichiarato non succede assolutamente nulla, rimane lì. Io ho proiettato in aula l'altro giorno le dichiarazioni del conflitto di interesse dei miei colleghi che sono ancora, io ero prima, poi mi hanno buttato fuori dopo Genova, come sapete, ma che sono ancora dentro la Commissione Nazionale AIDS. Il 90, mi pare 2%, ha collaborazioni con aziende che c'entrano con antiretrovirali, eccetera, eccetera. Succede qualcosa? No, pubblicato, basta. Chi lo va a vedere? Questo è. E questo ci mette in discussione anche dei livelli di sicurezza, no? Perché qual è la pressione di un'azienda farmaceutica? Non solo per pubblicare ricerche che magari non hanno raggiunto efficacia, ma per non pubblicarne delle altre, perché il problema principale sono quelle che non vengono pubblicate. E comunque nei conflitti di interesse dichiarati è stato dimostrato che un terzo, il 30% dei conflitti di interesse non viene dichiarato. Facciamo un passo avanti. Cambiamo completamente argomento, questa è su penetrazione privata. Vediamo invece prima di arrivare a quella situazione, prima c'è la prevenzione. La spesa sanitaria italiana si prevede che nel 2021 scenda a 6,3% del PIL. Siamo fuori legge, non è così, ma nei fatti per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 6,3% non è ritenuto adeguato, il PIL non è ritenuto adeguato dall'OMS per fornire ai cittadini un servizio sanitario decente. Dentro questo 6,5 la prevenzione è meno del 5%. Spendi meno del 5% per tenere la gente in salute e poi devi invece pagare tantissimo per curarla.
Il motivo è evidente, e cioè sulla prevenzione il privato ha poco o niente da guadagnare. E nella nostra epoca, con le patologie cardiovascolari, con il problema della questione dell'obesità, il fumo, eccetera, la prevenzione è assolutamente fondamentale. Per non parlare poi della prevenzione rispetto ai tumori che hanno, quelli che hanno origine ambientale. Andiamo avanti e analizziamo un aspetto particolare. Cosa c'è a cavallo tra il primo e il secondo punto, nell'apice? Ci sono i direttori generali. Io non so quanti di voi sanno come funziona, conoscono come funziona la vicenda. I direttori generali sono nominati dalla regione, non sono frutto di concorso. C'è una selezione, c'è una rosa, e poi la regione sceglie i direttori generali. E i direttori generali quindi sono legati da fedeltà politica a chi li nomina. E i direttori generali che cosa fanno? Nominano il direttore sanitario e il direttore sociale. E anche i primari non arrivano più con un concorso come era quello di una volta, cioè con delle prove scritte, pratiche, eccetera, eccetera. Si arriva per titolo e poi c'è un'opzione di scelta da parte della direzione dell'ospedale. Allora si costruisce su un bene comune come la sanità una filiera di comando che risponde a un elemento politico che molte volte a sua volta risponde ad altri tipi di interessi, che non è esattamente sempre la salute. Perché se tu regione stabilisci che rinnoverai o meno i direttori generali in base ad alcuni indicatori, e gli indicatori fondamentali sono tutti indicatori di tipo economico, e quindi spingi a tagliare, a contenere la spesa, e invece non metti come indicatore fondamentale la fruibilità del servizio che tu hai affidato a quel direttore, perché se tu affidi qualcosa a qualcuno la prima cosa da vedere è quella cosa cosa serve. Serve a curare? Allora vediamo quanto cura, la gente ha facile accesso. Ma provate a telefonare per fare una visita di guarda, tanto per non citare, ho provato a chiamare l'Auxologica, vedete quanto è la lista d'attesa se andate col convenzionato, quanto è la lista d'attesa se andate col privato. Eppure i direttori non vengono valutati su questo, e quindi per quella modalità loro pensano che stanno lì più facilmente, ad esempio si aumenta l'intramegna perché li porta. È una roba assolutamente vergognosa questa, e quello che capita alla vita dei cittadini, le attese non contano assolutamente nulla, non c'è modo di esprimersi. E veniamo adesso alla vicenda del gestore. Queste delibere regionali, e io ho pensato che meritano proprio dall'anno scorso una lezione ad hoc nel corso che faccio, proprio perché è un fatto clamoroso questo, copiato dall'Inghilterra ma fatto peggio, non c'è una cosa di questo tipo nel resto del mondo. Cioè la struttura pubblica, la regione, che affida a dei gestori, che possono essere società private, fondi finanziari con sede, e quello che dico è reale, a Dubai, con sede a Sudafrica, la cura di 3.350.000 cittadini lombardi, cioè uno su tre i malati cronici, e affida al gestore privato la cura non di quel cittadino, il cittadino è spaccato alla faccia dell'OMS o la faccia per chi ha più o meno la età, mia età, di quello che scrivevi, diceva Ivan Illich, e quel filone di ragionamento, cioè l'unicità della persona, l'insieme, una visione olistica della persona. No, tu affidi al gestore le tue patologie croniche, e per la febbre, per le malattie acute, eccetera, rimani col medico di medicina generale. Così tu non sei più Vittorio Agnonetto, sei malattia A e malattia B, con due medici che non comunicano fra di loro, non c'è una corrispondenza diretta, e con quello che segue le tue patologie croniche, che dipende da un ente economico finanziario che sta in piedi per fare profitto, al quale la regione dà dei soldi, e gli dà dei soldi in base alla patologia che hai, e dici quella patologia vale 10. E tu ovviamente prendi 10 e cercherai di spendere 8, 9, 7, 6, perché devi guadagnare su quello, perché tu sei un privato che vuole fare profitto.
E per di più il cittadino che firma quel contratto privato non sa che sta firmando, che potrà andare a farsi curare solo da alcuni ospedali piuttosto che da altri. E perde quindi il diritto dell'articolo 32, non ha più l'accesso a tutta la sanità nazionale e neanche alla convenzionata, può andare solo a farsi curare da quell'ospedale trasformato in erogatore con cui il suo gestore privato ha fatto un accordo. Cosa matti? E che vai a proporre questa cosa ai malati cronici? Compreso la mamma di Guglielmo che ha 108 anni. Capite? E deve scegliere, deve decidere. Cioè, a chi già vive una condizione di fragilità umana e sociale. E tra le tante conseguenze, quello che ci interessa stasera è che con questo contratto, perché firmano un contratto di natura privata, lo Stato esce di scena, non ha più responsabilità sulla tua salute. Tu sarai il medico, sarai il paziente di quell'assicurazione, sarai il paziente di quel fondo finanziario, non ti puoi neanche organizzare per contestare, chiedere diritto, eccetera, perché avrai come controparte un amministratore delegato che risponde a un'altra logica completamente diversa. E chi allora va a controllare come sono spesi i soldi, con che funzione, eccetera? Certo, la regione finora aveva un ruolo regolatorio, di controllo sulle strutture sanitarie. Però voglio dire, voi sapete che quando mandano a fare il controllo delle cartelle cliniche, che serve per andare a vedere in particolare se le strutture private e convenzionate stanno facendo quello che devono, oppure se si inventano di fare interventi chirurgici perché hanno dei ricorsi più alti, avvisano prima. Oh, domani, tra due giorni, arriviamo, dobbiamo vedere 100 cartelle. E cosa volete che trovo? L'hanno denunciato i magistrati con le inchieste che hanno fatto, c'è nero su bianco, sui verbali, queste pratiche. Allora, questi meccanismi di privatizzazione portano una serie di conseguenze. Primo, che una gran parte dei cittadini non riesce più a curarsi, perché per privatizzare, per spingere verso il privato, chi governa vuole dimostrare che la sanità pubblica non funziona, deve prima dimostrare che non funziona, ti deve esasperare. Ti deve far stare un'ora al centralino e poi quando ti rispondono cade la linea, perché tu alla fine decidi che spendi di più e che vai al privato. Quindi devi dimostrare che la sanità pubblica non funziona, lasciarla andare al suo destino tremendo. Dall'altra, e quindi il cittadino che non può pagare decide che non si cura. Le statistiche sono diverse, alcune parlano di 4 milioni e mezzo, altre di 7 milioni, altre di 11 milioni sui cittadini che non si curano. Il punto è che comunque diversi milioni di cittadini hanno deciso di rinunciare alla cura di almeno una terapia negli anni passati, 2016 e 2017. E in cima alle terapie che non riescono a fare c'è la fisioterapia, cioè la riabilitazione, e l'odontoiatria. E se tu non stai in piedi o non riesci a mangiare bene, diventi sempre più debole, vai in situazioni anche pesanti, che sia vi dicendo, e a quel punto pensi sulla famiglia. E infatti l'altra faccia del non riuscire ad accedere alle terapie è un aumento spropositato che ha superato un terzo, ha superato il 33% della spesa sanitaria privata pocket fatta dalle famiglie rispetto alla spesa sanitaria pubblica. Chi ha paga, chi non ha non si cura. E il privato, d'altra parte, nella sanità diventa una delle occasioni principali per ottenere i massimi profitti. Fior fior di documentazioni, anche riservate, che sono state pubblicate anche sulle riviste di medicina internazionale, fanno vedere che l'accordo internazionale sui servizi, il TISA, a cui stanno lavorando, ha come al centro la sanità ed è il settore più importante per trarre profitti. L'altro aspetto su cui stasera lo accenniamo solo è che si garantiscono una zona off record per quanto riguarda la tassazione nella zona ex Expo a grandi multinazionali, a istituti di ricerca privata che lavorano sul genoma. Si parla di terapie personalizzate, ma di che terapie di genoma e di terapie personalizzate parli quando gli ultimi farmaci oncologici che arrivano sul mercato costano oltre 100.000 euro? 100.000 euro, non lo dico io, lo dice Cavalli, che è stato fino all'anno scorso il presidente mondiale degli oncologi, lo dice Garattini, lo dice Gianni Tognoni, oltre 100.000 euro. Ma chi li può pagare? E magari per una sopravvivenza che aumenta di 2 settimane. Ecco gli amministratori le scelte che devono fare. Dove investono?
Com'è la sanità di base da investire, da potenziare? E ci abbiamo gli psichiatri che non riescono, non reggono più nulla. Quando io ho bisogno di una relazione di uno psichiatra per dare l'invalidità civile, mi dicono: ma che cosa ci chiedi in 30 giorni? Che ci abbiamo la gente che ancora un po' ci assedia, siamo metà della metà di quelli che dobbiamo essere, non riusciamo a curare, ci hanno tagliato, non ci sono le sostituzioni. Questa è la situazione dei CPS in Regione Lombardia. Potrei fare. Dentro tutto questo meccanismo, e vado a concludere, si sviluppano due fenomeni. Da un lato aumenta fortemente la possibilità di corruzione. Una volta che tu hai messo in un angolo completamente la struttura pubblica, che già di per sé mille problemi, gli scandali del 92, Mani Pulite, sappiamo che cosa ha voluto dire, ed è partita esattamente in campo sanitario, sociosanitario. Però una volta che è sancito che la sanità è profitto in quanto tale, l'utenza, i cittadini hanno perso qualunque ruolo e qualunque potere, la possibilità di penetrazione privata è enorme. E allora abbiamo quelli che lavorano in ortopedia e che hanno le mogli o i fratelli che sono nei consigli di amministrazione delle aziende che producono il materiale diagnostico, che producono le protesi, che poi quello stesso ospedale deve ordinare e prendere. E nessuno si accorge di nulla fino a quando non si accorgono i magistrati, ma non siamo una società che può delegare tutto ai magistrati. Ci abbiamo cooperative di medici che si trasformano in società, perché questo stanno facendo, e anche lì vai a scoprire che poi ci sono tutta una serie di intrecci con chi poi fornisce i servizi a questi studi medici. Possono essere servizi banali per esami ematochimici, possono essere servizi di segreteria, eccetera, eccetera. E qui siamo solo, perché io rimango su quello che conosco, poi il grande crimine, il peso è, il ruolo è del grande crimine organizzato, su questo è tema di Nando ovviamente. Ma qua avvengono i meccanismi di corruzione, avvengono dei meccanismi sempre più di vicinanza tra chi deve svolgere una funzione pubblica e chi svolge un interesse privato. E dicevo due cose, l'ultima che vorrei citare è veramente preoccupantissima, è una volta che è stato sancito che il pubblico funziona anch'esso con le regole del privato e al centro ha la monetizzazione e il profitto, la salute scompare. Una volta che tu stabilisci che oltre allo stipendio ci sono gli incentivi, e l'incentivo dovrebbe essere quanto il tuo ambulatorio riesce a ricevere, quali sono i tempi di attesa, meno tempi di attesa più incentivo. Se l'incentivo diventa quante indennità tagli, quante invalidità civili tagli nero su bianco, e questo è collegato a un incentivo o comunque a un guadagno economico, tu hai fatto carta d'accesso del giuramento di Ippocrate. Totalmente. No, non è proprio, è una cosa vergognosa che abbiamo scoperto questa settimana. E parliamo di incentivi che, quando parliamo di dirigenti medici dentro strutture statali o parastatali, significa l'anno in media oltre 30.000 euro di incentivo che si aggiungano allo stipendio. E allora dobbiamo sapere quali sono gli incentivi o le performance, per essere precisi nel caso, le performance, che però sono una forma di incentivo, quanto ho capito dalla documentazione che mi è passata. Ok? E quindi tu fai diventare il medico un avversario del cittadino, oppure una persona spaccata in due, dove da una parte c'è la tutela della salute del cittadino e dall'altra parte dei propri guadagni privati. È folle questa cosa qua. Questo è lo scenario di quella che, perché bisogna dare la data, altrimenti tutti la continuano a ripetere, e tante volte mi hanno anche risposto pubblicamente anche sui giornali, la mia, no, era il 2000 quando l'OMS su una
ricerca partita 10 anni prima aveva dichiarato che il servizio sanitario italiano era al secondo posto nel mondo. Non stiamo parlando di oggi, era una ricerca del 2000 applicata 10 anni fa. Allora anche oggi è uscito degli articoli l'altro giorno, ci fanno credere che la nostra sanità va benissimo. È uscito uno studio di Bloomberg, centro di ricerca, che dice che l'Italia è al quarto posto. Finisco con questo. Sapete come hanno fatto a calcolare il quarto posto? Che indicatore hanno individuato? Il rapporto tra attesa di vita e spesa sanitaria pro capite. Quindi, se non riusciamo ad avere un'attesa di vita alta con una spesa sanitaria pro capite, siamo al quarto posto. Per fortuna non ho dovuto neanche pensare di rispondere, perché gli hanno risposto gli altri istituti che fanno ricerca su questo, che dicono la longevità dipende soprattutto da altri determinanti della salute e non immediatamente solo da quanto spendi. E chi ha fatto quella ricerca al centro Bloomberg? Non ha detto, per esempio, che noi in quegli stessi anni siamo precipitati di 10 punti come numero di eventi morbosi all'anno per persone con sopra i 65 anni, cioè viviamo ancora tanto ma viviamo male, con diverse malattie, e quindi questo porterà a breve anche una riduzione ovviamente dell'attesa di vita. Ed è evidente che siamo balzati al quarto posto, perché in questi ultimi anni è stata tagliata la spesa sanitaria in continuazione, quindi la spesa pro capite è crollata e quindi ovviamente noi siamo balzati avanti. Ma non è questo il modo di andare a analizzare come funziona un servizio sanitario. Un servizio sanitario che ha ancora delle enormi potenzialità, ha ancora dentro degli operatori estremamente preparati e motivati, ma che va difeso in ogni modo. Non dimentichiamoci mai, noi svalutiamo spesso il nostro paese. Siamo comunque ancora una potenza industriale, produciamo ancora parecchia ricchezza. Questo significa anche che il nostro servizio sanitario è un boccone ghiotto per tanti fondi finanziari internazionali. E quindi è uno scontro fortissimo quello che noi stiamo facendo, dobbiamo fare. E non so se nel bene o nel male, però di fatto è così, nessuno di noi l'ha scelto. Siamo nati, viviamo in Lombardia, il centro di quello scontro oggi è qui. Se la distruzione del servizio sanitario regionale passa, non ci vorrà moltissimo perché questo diventi la pratica in ogni parte d'Italia, e quindi abbiamo una responsabilità enorme. Grazie.